È ricominciata la stagione della pesca a trota torrente e alla prima uscita vi siete resi conto che i vostri waders facevano acqua, perdevano acqua e vi siete trovati bagnati sotto inesorabilmente. Tra l'altro fa anche abbastanza freddino, quindi rimanere bagnati tutto il giorno non è così carino. Oggi vediamo come capire dove si sono bucati i waders, da dove entra quest'acqua e come ripararli. Il waders è sempre un prodotto un po' complicato da gestire. Noi tante volte mi rendo conto che avremmo la pretesa di rimanere asciutti nonostante magari stiamo immersi in acqua fino all'ombelico e magari abbiamo appunto la pretesa di rimanere asciutti. Questa cosa ovviamente per chi pesca da un po' sa benissimo che è una cosa impossibile, anche solo per la condensa che il nostro corpo va a generare rimanendo appunto compresso dentro un capo come può essere un waders. Però tuttavia dobbiamo evitare appunto che dell'acqua o che tanta acqua passi questo capo d'abbigliamento e arrivi a contatto con gli indumenti che abbiamo sotto e peggio ancora con la pelle. Addirittura se peschiamo ad esempio in bellyboat, come tanti utilizzano i waders soprattutto in queste stagioni un po' più fredde per pescare appunto mazzimpi bass, rimanere a mollo in acqua tante volte ci porta ad avere le gambe dei waders proprio piene, proprio letteralmente a mollo dentro all'acqua, come se avessimo una busta di plastica con l'acqua all'interno. Oggi vediamo appunto qual è il metodo per capire dove andare a fare, ad effettuare poi le riparazioni e a vedere come segnare i vari punti. Prima però di andare in esterna e vedere esattamente come procedere, vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere tutti i video che pubblichiamo qui su YouTube, sia tutorial, sia unboxing e video in pesca, che magari anche di seguirci su Instagram per non perdervi promozioni e tutte le news che pubblichiamo quotidianamente sui nostri social. Quindi adesso andiamo in esterna, abbiamo un paio di waders da sistemare, da vedere, perché appunto qui in negozio, tra l'altro cosa che non vi stavo dicendo, abbiamo iniziato da poco anche questo servizio in cui ci portate il vostro waders, gli facciamo un check se c'è bisogno appunto di fare una riparazione o quant'altro e lo vediamo già all'inizio, magari in realtà se il waders è molto conciato e non è riparabile oppure facciamo una valutazione. Comunque facciamo il check e poi ve li ripariamo a pagamento, ovviamente. Questo è un servizio che facciamo. Se però questa cosa ve la volete fare homemade, vi facciamo vedere anche come fare. Bene, siamo qui arrivati adesso in esterna. Abbiamo ribaltato il nostro waders e ci prepariamo, grazie alla nostra valletta, a fare il check dei waders. Come si fa? Semplicemente adesso prendiamo la canna dell'acqua e cominciamo a riempire il waders come se fosse un vero e proprio secchiello. Ovviamente, onde evitare di lavare da tutte le parti, onde di fare un lavoro esagerato, soprattutto perché poi una volta pieni questi pesano, andremo a metterci l'acqua prima solo in una gamba e poi a traversarla nell'altra, anche per non sprecarne troppa. Una volta che l'abbiamo riempito, come avete visto, abbiamo riempito una gamba, cominciamo a guardare dove vediamo delle infiltrazioni d'acqua e andiamo a segnarli con il pennarello. Questa qua sarà una zona sicuramente con una leggera infiltrazione, probabilmente una grattata sul pavimento, magari camminando in torrente o simili, dove si è assottigliato lo spessore dei waders e hanno cominciato a traspirare. Anche qui, per esempio, sopra a questa toppa che il cliente aveva già messo, vedo un piccolo buco, quindi lo andiamo a segnare. Col pennarello ci andiamo a segnare tutti i buchi che vediamo. Giriamolo, ad esempio, il waders. Ecco, anche di qui vedo parecchie infiltrazioni. Li andiamo a segnare tutti e andiamo a vedere poi dove sono le varie perdite. Una volta che dopo abbiamo segnato tutti i punti, non facciamo altro che sollevare la gamba, travasare l'acqua dall'altra parte, facendola passare tutta, e poi fare la stessa cosa anche sull'altra gamba, andando a segnare i vari punti. Per esempio, già sto vedendo dei punti dove questo waders perde molti. Sono buchi magari sulle calze dovuti a sassi, quando si cammina sul sentiero scalzi, quando magari ci si sta vestendo, oppure strofinamenti vari, sia dell'utilizzo in belly
o dell'utilizzo anche camminando in torrente, rovi, rami e quant'altro, e quindi possono essere anche dei piccoli fori che spesso magari neanche richiedono una toppa come quelle che abbiamo visto prima, ma anche solo la semplice applicazione della colla per andare a tappare questi microfori. Vi consiglio comunque di fare una gamba alla volta, proprio perché, come vedete, il waders, l'acqua pesa molto e rischiate, riempiendolo tutto, di avere tanto peso e di andare poi in voi a lacerare magari delle cuciture già indebolite. La parte più complicata da fare quindi è quella che viene dal sedere in su, perché quello invece vi richiede di riempirlo tutto. La cosa migliore secondo me è quello di farlo ad esempio in una vasca da bagno, quindi molto comodi, magari lasciando il waders sdraiato in acqua, sdraiato giù, quindi di riempirlo da sdraiato e di girarlo in modo da poter vedere con attenzione dove l'acqua va a infiltrarsi. Una volta che poi avete finito, potete innaffiare le piante. Dopo aver innaffiato le piante e aver segnato tutti i fori da riparare, lo mettete ad asciugare e una volta asciugato passate alla riparazione. Bene, abbiamo visto come vedere quali sono i buchi da... No. Bene, abbiamo visto come fare il check ai nostri waders, quindi riempiamo il waders con l'acqua e vediamo dove l'acqua filtra, dove l'acqua passa, e andiamo a segnare tutti i nostri punti. Poi, una volta fatto, veniamo al tavolo, rientriamo, veniamo al tavolo e andiamo ad applicare le toppe o applicare la semplice colla per andare a riparare tutti questi buchi, questi fori o queste cuciture che magari si sono lasciate andare. Per vedere come fare, avevamo già fatto a suo tempo un video qui sul canale YouTube su come riparare effettivamente i waders. Quindi vi rimando a quel video, vi metto il link qui da qualche parte per vedere come riparare effettivamente il waders. Oggi abbiamo visto appunto come fare il check e come capire dove sono i buchi. Vi ricordo ancora, come vi dicevo prima, che abbiamo iniziato da qualche mese il servizio, l'abbiamo detto anche su Instagram, il servizio di riparazione di check e riparazione waders qui in negozio. Quindi voi ci portate il waders, gli diamo subito una controllata a vista per capire come è messo i waders. Per esempio, in queste settimane ci è capitato di avere dei waders, molti, gente che ci portava dei waders molto conciati, con dei tagli lunghi così che onestamente erano irriparabili. Capiamo come fare, facciamo il check, vediamo effettivamente quello che abbiamo fatto prima, quindi in esterna, vediamo effettivamente quali sono i buchi da riparare e poi li andiamo a riparare qui al tavolo. Tante volte riusciamo ad avere un ottimo risultato, quindi un waders che comunque può continuare a pescare ancora per una, due, magari anche più stagioni. Facendo attenzione a queste cose qua, uno si può portare avanti il waders per diverso tempo. È una scelta anche, se vogliamo, responsabile ed ecologica, perché appunto non andiamo a cambiare il waders magari ogni due anni, tre anni, in base anche a quanto uno li utilizza, ma andiamo a portarceli avanti per diverso tempo. Poi ci sono ovviamente delle riparazioni che tengono un po' meno, comunque dei danni che possono andare più a lungo, e questo magari ci fa diventare il nostro waders un waders di appoggio, un waders di emergenza, un waders di ricambio da tenere magari sempre pronto all'occorrenza per ogni evenienza, e magari poi ci compriamo un altro waders per andare avanti. Se avete dubbi o domande, ovviamente potete scriverci nei commenti, fateci sapere se avete avuto anche delle esperienze voi sulla riparazione dei waders o se avete avuto problemi di questo tipo. Vedremo di rispondere a tutti, e quindi scriveteci nei commenti oppure chiamateci in negozio se volete ancora qualche consiglio extra. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video e tutti i tutorial che pubblichiamo qui su YouTube, e attivate la campanella per essere sempre avvisati quando esce un nuovo video. E magari seguiteci anche su Instagram per sapere sempre tutte le novità che arrivano in negozio, essere aggiornati in tempo reale e sapere anche le offerte che pubblichiamo tutte le settimane. Noi ci vediamo prossimamente qui con dei nuovi video. Voi magari intanto andate a riparare i vostri waders.